Perché avete firmato la mozione contro Alfano? Perché Alfano è l'uomo sbagliato al posto sbagliato, non ne sta azzeccando una da nessun punto di vista, e l'immigrazione, anzi l'invasione, continua. Ha cambiato nome ma continua, quindi non ne possiamo più di mantenere migliaia di clandestini, perché tali sono, in albergo a spese dei cittadini italiani. E è la prima volta che però viene, come dire, colpito un ministro per una cosa del genere. Si presta un po' il fianco alla strumentalizzazione, no? No, i lavoratori sono su entrambi i fronti, i poliziotti sono lavoratori, gli operai sono lavoratori, però le maniere dure dal mio punto di vista vanno usate in altri contesti, non quando in piazza ci sono operai e disoccupati. E però non è una giustificazione per un ministro dell'interno che ha fatto solo danni, dal mio punto di vista. Poi deciderà il Parlamento se il ministro Alfano è all'altezza di fare il ministro dell'interno. Io ricordo che ci sono a rischio chiusura 263 presidi di polizia e carabinieri in tutta Italia. Se io fossi ministro mi ribellerei a questo scelto. Esempio, evidentemente qualcuno fa comodo così. Salvini, ma dopo che sono uscite le immagini, le ultime sulla RAI, secondo lei Alfano ha mentito al Parlamento nella ricostruzione degli incidenti con gli operai di Terni? Non lo so, lì qualcuno sicuramente ha sbagliato, lì sono volate manganellate, ma è vero che in testa ai poliziotti è arrivato di tutto. Detto questo, un ministro dell'interno non deve arrivare a questo. È fallimentare su tutta la linea, dall'insicurezza crescente nelle città all'invasione pianificata di immigrati, alla gestione dell'ordine pubblico, che mi sembra assolutamente deficitaria. Quindi secondo voi deve andare a casa? Sì, no, doveva andare a casa già qualche mese fa, però meglio tardi che mai.